Stasera abbiamo con noi Elisa Ionni, certamente protagonista nel suo territorio Le Marche. Il tema dell'incontro è tra borghi e antiche mulattiere, progetti di rinascita nell'entroterra marchigiano. Entroterra marchigiano di cui è figlia Elisa, che è anche assessore al turismo, alla cultura e turismo di Acquasanta Terme, e ci racconterà oggi la sua esperienza, diciamo, da un lato da amministratore locale, dall'altra di operatore di turismo esperienziale. E il progetto Le antiche mulattiere dell'Acquasantano è il progetto che si accingono a sviluppare proprio nell'ambito di quello che sta diventando un filone estremamente interessante del turismo contemporaneo, vale a dire quello dei percorsi e del turismo lento. E allora do il benvenuto a quanti si sono messi in collegamento in questi ultimi secondi. E abbiamo esigenze di partire in orario, siamo l'ultimo degli incontri di questa cavalcata di oltre 30 incontri di questa serie che abbiamo chiamato Protagonisti e Territori Insieme Oltre la Crisi. Come progetto Artes abbiamo cercato di raccontare come l'innovazione, la collaborazione, la relazione tra persone nel territorio può fare la differenza e può dar vita a nuove realtà di impresa, a nuove progettualità delle imprese esistenti o accrescere la professionalità di quanti di noi, io per esempio sono una guida turistica oltre che operatore di turismo esperienziale, hanno la voglia di ripartire alla grande dopo questo disastro del Covid, che comunque ci ha dato la certezza che non sarà più come prima. Anche il turismo deve cambiare e c'è la possibilità, ci sono tutti i presupposti, se lavoriamo in termini innovativi, di poterlo fare e di farlo con soddisfazione. E allora per questa puntata abbiamo, come dicevo, Elisa Ionni, assessore cultura e turismo Acquasanta Terme, e ci racconta Elisa, che saluto e ringrazio della sua partecipazione, un po' la sua esperienza, come dicevo, di amministratore locale, di operatore di turismo esperienziale, di persona appassionata ai luoghi e alla sua terra, con il progetto Le antiche mulattiere nell'Acquasantano. A te Elisa. Sì, buonasera a tutti. Grazie mille Ettore per l'invito, sono veramente lusingata di poter raccontare un pochino questa esperienza sul palcoscenico veramente così importante come lo è appunto il Vitebs. Io partirei in un qualche modo da un'avventura iniziata e una sfida accettata nel 2016, quando sono stata eletta assessore del turismo e la cultura del mio comune, il comune di Acquasanta Terme, e da lì è un pochino iniziata l'avventura un pochino in tutti i sensi, perché non è sicuramente questo il momento di parlare di ciò che è accaduto già nel 2016, ma ve lo così lancio soltanto per avere un pochino un'idea di quella che è stata ed è in parte tuttora anche una situazione storico, sociale e culturale legata ai nostri luoghi. 2016, ricordo, fu l'anno in cui il sisma in un qualche modo ci ha colpiti in modo diretto, perché Acquasanta Terme si trova appunto nell'entroterra marchigiano, nella provincia di Ascoli Piceno, ed è comune limitrofo ad Arquata del Tronto, che sicuramente avrete sentito nominare un pochino più spesso, che abbiamo soltanto a 10 minuti, ed è a 20 minuti da Amatrice e da tutto un po' quello che è stato l'epicentro degli eventi sismici che dall'agosto del 2016 si sono poi in un qualche modo succeduti anche nei mesi successivi. Quindi perché ho fatto questa piccola parentesi?
Perché in realtà parlare oggi di turismo e in un qualche modo parlare di progettazioni integrate, di turismo sostenibile e di rilancio del territorio a, diciamo, 3 anni e mezzo, quattro di distanza da quelli che sono stati degli eventi veramente catastrofici per noi, suona un po' come surreale, no? Perché siamo ancora, territorialmente parlando, alle prese con, passatemi il termine, lo virgoletto, problemi un pochino più seri. Abbiamo ancora case inagibili, chiuse, in parte la ricostruzione è partita, in parte no. Quindi, insomma, ci sono situazioni locali assolutamente molto delicate. Elisa, direi che questo è un grido di dolore di tutto l'Appennino centrale, di tutto il cratere del terremoto del 2016, che, diciamo, è tutto ancora da chiudere come pagina in termini di ricostruzione, di ricostituzione di comunità che già io ho avuto modo di conoscere e di venire più volte dalle vostre parti, nella parte nord del Lazio, nella parte umbra, nella parte marchigiana, che peraltro conosco meglio, e già c'erano tutta una serie di elementi legati, per esempio, all'esodo di tanti giovani, no? Alla situazione dei paesi con grande tasso di persone anziane, con tutta una serie di problematiche legate a questo tipo, e tra l'altro un territorio dalle grandi potenzialità turistiche per tutto quello che oggi si ama chiamare come turismo sostenibile e turismo lento. Assolutamente, sì, Ettore, come dicevi tu, io, ecco, ho tenuto a fare questa piccola parentesi soltanto in un qualche modo per ricordare ciò che era accaduto, perché poi spesso si tende velocemente a dimenticare, invece poi chi è nel territorio e sul territorio e ci opera quotidianamente con dedizione si trova ancora oggi, ahimè, a dover fare i conti con quella che poi è la situazione anche strutturale. Ma al di là di questo, e qui ci tengo a fare un'altra piccola precisazione e poi passiamo un po' al discorso un po' più stringente del progetto, è che accanto a quella che è la ricostruzione materiale, ok, delle abitazioni, degli edifici pubblici, tutto ciò che gira intorno, c'è un'altra ricostruzione ancora più importante, della quale non si parla, ma che è fondamentale per questi luoghi, che è quella del tessuto sociale. Cioè, con la delocalizzazione, come avevi giustamente detto tu, in parte già avviata con un processo di spopolamento che dura ormai da diversi decenni, ma in parte incrementata, accelerata dagli ultimi eventi sismici, ci troviamo a dover fare i conti con territori che già di per sé avevano pochi abitanti, pochi residenti, soprattutto nei periodi ovviamente invernali, ma ancora di più in questa fase ad aver visto praticamente staccarsi una parte di quella piccola popolazione che ancora rimaneva e permaneva sul territorio per via appunto di una forzatura legata all'impossibilità di rimanere a casa. Stessa cosa anche con il discorso scolastico e quant'altro. Detto questo, ripeto che non volevo annoiarvi con queste situazioni, ma un po' da italiana credo vadano ogni tanto un po' ricordate, perché fanno parte della quotidianità di parte di popolazione di ben 4 regioni dell'Appennino centrale. Perché appunto ho voluto fare queste parentesi? Perché c'è un concetto fondamentale che è maturato e che ho sentito dentro proprio a partire dall'ideazione di questo progetto mulattiere, che è stato un attimino proprio all'indomani del sisma, perché la progettualità del progetto Le antiche vie mulattiere dell'Acqua Sant'Anno è partita addirittura a metà 2017, eravamo proprio all'indomani del sisma. E per assurdo mi sono detta, ok, questo è ciò che è accaduto, ora però dobbiamo cercare di capire in modo rapido cosa poter offrire, da quali elementi possiamo ripartire in modo anche rapido per far sì che il nostro territorio non venga più visto e soltanto visto con i problemi legati al sisma, che hanno in parte ovviamente anche determinato
un assoluto taglio del turismo che era rivolto, no, a quei luoghi, perché c'era la paura, perché c'era l'inagibilità delle strutture ricettive, la sospensione di alcuni servizi. Quindi la domanda che mi sono posta, dal quale il tutto è partito, è: da questo momento di profonda crisi e di profonda instabilità inteso a 360 gradi, cosa possiamo fare? Quali azioni possiamo in un qualche modo mettere in campo per far sì che nel medio periodo riusciamo comunque a rivitalizzare questo territorio in altro modo, in sicurezza e offrendo ovviamente una situazione anche alternativa a quella che magari poteva essere quella sino in quel momento vissuta? Ecco, da questo mio in un qualche modo così interrogativo che avevo in testa, si sono presentate, o meglio, si è presentata l'occasione di rispondere ad un bando per un finanziamento proprio rivolto in un qualche modo al supporto delle popolazioni locali e alla promozione di attività che coinvolgessero le associazioni, le imprese e quant'altro. Allora ci siamo seduti ad un tavolo, penso per la prima volta, non era mai capitato, sembra assurdo dirlo, ma era così, ad Acqua Santa Terme, con tutte le associazioni del territorio e gli stakeholder, insomma coloro che potevano in un qualche modo essere interessati ad un rilancio turistico dell'area, e abbiamo cercato di condividere idee che potessero essere utili da in un qualche modo organizzare e da sistemare in forma scritta per poi rispondere a questo bando. Quindi il bando, che fra l'altro fu indetto da Fondazione Carisap, è stata un po' l'occasione per sedersi ad un tavolo e per sostanzialmente ragionare intorno a un qualcosa da poter proporre in modo organico su tutto il territorio. Da qui nasce il progetto Le antiche vie mulattiere dell'Acquasantano. In cosa consiste? L'idea di base fondamentalmente è stata quella, è stata questa: non possiamo spesso incontrarci perché connetterci, no? Perché a volte il sisma ha anche determinato l'interruzione di strade, di percorsi, la nostra vicina Umbria in realtà era inarrivabile ormai dalle strade che solitamente eravamo abituati a percorrere, le piane del Castelluccio, che sicuramente conoscete, le abbiamo a 15 minuti di macchina, per più di un anno ci è stato impossibile raggiungere le piane del Castelluccio la consueta via di collegamento, perché era interrotta per via di alcuni problemi che la viabilità aveva riscontrato seguito il sisma. Allora, da questa impossibilità proprio di riuscire a mantenersi in contatto, spesso con realtà a noi assolutamente familiari e quotidiane, abbiamo pensato sul territorio acquasantano di andare alla scoperta, o meglio alla riscoperta, di quelle che erano le antiche vie di collegamento che venivano percorse a piedi, un tempo quando ovviamente la viabilità non si muoveva sulle quattro ruote. Considerate, e qui vi do giusto una curiosità, che Acquasanta Terme ha per estensione un territorio similare a quello dell'intera città di Ascoli Piceno. Parliamo di circa 138 chilometri quadrati, è il secondo territorio più grande dopo il capoluogo di provincia, e pensate che su 138 chilometri quadrati abbiamo ben 56 frazioni per 2.800 abitanti complessivi. Sono numeri esorbitanti se pensate a quanto grande è il nostro territorio e a quanto disparate, incastonate proprio in questo strepitoso foglio di terra abbiamo le nostre frazioni. Allora, ecco, l'idea è stata proprio questa: perché non andiamo a recuperare quelle antiche vie che pastori, residenti, eccetera, percorrevano a piedi lentamente per poter raggiungere magari il mulino, per poter raggiungere il castello, per poter raggiungere la piazza, in modo che da lì ripartiamo a connetterci, a connettere l'intero territorio, riscoprendo sentieri, ma non solo, perché riscoprire sentieri e riaprire
sentieri significa anche parlare con i residenti, scoprirne le storie, tornare indietro un po' a quella che era proprio l'identità del territorio, le storie legate al territorio, e fare proprio un vero e proprio lavoro anche etnografico, antropologico ed altro. Quindi questa è un po' stata l'idea, che fortunatamente ha trovato attuazione, ha avuto buonissimi riscontri, quindi siamo riusciti di fatto questo progetto ad attivarlo, è ancora attivo e fra l'altro ancora oggi stiamo lavorando, perché di volta in volta riapriamo sentieri, nonostante un pochino anche quest'ulteriore situazione di emergenza, ahimè, che ci sta riguardando, apriamo sentieri, diamo indicazioni in merito a questi sentieri, ma soprattutto mettiamo a disposizione, attraverso una piattaforma che è un sito internet, ma anche tutti gli altri canali social, Facebook, Instagram, abbiamo un canale YouTube, tutte le informazioni che mano a mano in questo lavoro di riscoperta repertiamo, manteniamo e rendiamo, diciamo, fruibili, con la discrezione e con la delicatezza che luoghi come appunto qua Santa Terme, che sono proprio incastonati all'interno di questa nostra gran bella Italia, hanno necessità. Cioè c'è la necessità di farsi comunicare, ma di farsi comunicare nel modo proprio più autentico, più semplice e più vero possibile. A tal riguardo, poi magari Ettore, dimmi se mi fermo un attimino e magari hai intanto delle domande, altrimenti passerei in un qualche modo a farvi vedere un attimo quello che è il sito, in modo da darvi anche un riscontro un pochino più tangibile oltre alle mie parole, e a farvi vedere come è stato strutturato e quali sono i contenuti e un po' il concept che abbiamo cercato di inserire. Sì, io volevo ricordare che quindi tutti possono fare delle domande utilizzando le questions sul portale di Bitesp, diciamo, dove avete avuto modo di accedere alla sala virtuale. Accanto c'è un'iconcina questions, quindi potete digitare lì le domande che volete rivolgere ad Elisa, che io prontamente le potrò girare. Io vorrei sottolineare questo fatto. L'importanza di questa esperienza di Acqua Santa è quella che accende dei riflettori su tante località dell'Appennino, tantissime località dell'Appennino, in particolare centro-meridionale, ovviamente in primis quelle toccate pesantemente dal terremoto, ma tutto l'Appennino che versa in una situazione come quella che ha avuto modo di descrivere Elisa, e che è comunque di grande appeal per il mercato domestico italiano, che ricordo avrà ancora una quota considerevole della domanda nel 2021. Nel 2021, come già è successo nel 2020, gli italiani privilegeranno o potranno privilegiare località dove poter fare turismo sostenibile, percorsi, partecipare e vivere degli incontri in piccole comunità in realtà rurali, come quelle che descriveva Elisa. Ok, allora se magari non ci sono già nel frattempo delle domande, passerei a condividere un attimino il mio schermo, in modo da potervi far vedere un attimino quello che è il sito. Eccolo qua, lo vedete, immagino, www.mulattiereacquasanta.it. E questa sostanzialmente è la home del sito, mulattiere, dove in alto ovviamente già l'immagine di copertina .com, sì. E vi dico, questo qui che trovate in alto a sinistra ovviamente è il logo del progetto, le antiche vie mulattiere Acqua Santa, già dalla home la foto è abbastanza esplicativa, credo. Questo è uno dei sentieri appunto che abbiamo riaperto. In alto, come potete vedere, ci sono varie sezioni. Allora, una cosa importante da dire, forse un pochino più tecnica, ma mi piace in un qualche modo dirvela, perché può essere anche da spunto per chi in un qualche modo
mondo si trova a dover operare in queste situazioni, a pensare anche idee che possano non solo rimanere buone idee, ma anche trovare poi attuazione nella concretezza. Mercato, assolutamente, e la spendibilità, la comunicabilità, quindi il vendere, che poi è la cosa che ci interessa anche, non solo, ma insomma è una cosa piuttosto importante. Un piccolo dettaglio, ve lo dico così giusto per citare un po' quello che è stato il work in progress, che è ancora fra l'altro tuttora attivo. Inizialmente noi individuammo 17 sentieri, consideriamole come delle bretelle, dei tratti, no? Che però in un qualche modo erano usciti fuori dai vari incontri che avevamo fatto appunto territoriali in modo un pochino slegato. Quindi cercare un po' di riuscire a dare organicità al tutto non era semplice, perché ogni bretella poteva avere una storia, altre no, altre erano più significative, altre semplicemente erano di transizione. Quindi in un qualche modo ci siamo un attimino fermati con le carte alla mano per cercare di capire come poter organizzare questi sentieri individuati come importanti e come primi da poter riaprire e rendere fruibili. Allora l'idea è stata, e la trovate qui, vedete, nei sentieri, di raggruppare tutta questo elenco di piccole bretelle che avevamo individuato in 6 percorsi tematici, proprio in 6 sentieri, che abbiamo in un qualche modo indicato, tematizzato, se così vogliamo, con i sentieri dei briganti, perché è il nostro anche stato territorio, fra l'altro, di nascita, per chi lo ha sentito nominare, del brigante Piccioni, ad esempio. Quindi abbiamo vissuto una parentesi storica legata al brigantaggio abbastanza importante. Il monastero, il castello e il mulino, che ovviamente prende il nome dai luoghi che quel sentiero tocca, i sentieri della fortezza, quindi i sentieri che sono stati un pochino più, come no, vedette per la protezione anche del territorio, anche dagli attacchi nemici e per la difesa, ai confini della laga. E su questo sentiero ne approfitto per aprire un'altra piccola parentesi che forse può dare qualche informazione in più rispetto al territorio. Acqua Santa Terme è inserita all'interno di un parco nazionale, che è il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, ma c'è da dire di più che, confinando con Arquata del Tronto, ha anche vicino un altro parco nazionale, che è il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Arquata del Tronto è l'unico comune d'Italia che ha la congiunzione di due parchi nazionali diversi, la Laga e i Sibillini, e noi siamo i dirimpettai con un parco nazionale, ma l'altro c'è praticamente confinante. Quindi anche tutto il discorso ambientale, naturalistico, di particolarità anche di vegetazione, quindi tutto un po' anche l'aspetto botanico del tema è molto sentito e lo rende anche appetibile per ricercatori appassionati anche di natura, ovviamente. E poi abbiamo le vie dell'acqua, ovviamente anche qui incentrato un po' sull'attenzione delle acque. Faccio un'altra piccola parentesi, perché Acqua Santa Terme, come dice il nome stesso, è anche un importante centro per quanto concerne il termalismo, con diverse sorgenti di acqua solfurea che in parte vengono organizzate in servizi, quindi c'è la possibilità appunto di cure termali, di spa e quant'altro. In altri casi esse gorgogliano nel territorio e danno vita a vere e proprie spiaggette con acqua solfurea, che sono molto attrattive per tanti che amano magari semplicemente bagnarsi e immergersi in acqua termale e quindi godere in un qualche modo proprio di un benessere naturale, il famoso appunto natural wellness, che fra l'altro è un'altra branca che negli ultimi anni sta molto sviluppandosi all'interno del nostro territorio. E poi appunto c'è il sentiero delle terme, quindi questo raggruppamento tematico dei sentieri in un qualche modo ci ha consentito di rendere un pochino più spendibile e anche più organizzato tutto il materiale che avevamo durante i vari incontri archiviato e tenuto ovviamente da organizzare. Questa è una prima cosa. Poi negli itinerari
abbiamo creato quest'altra sezione in un qualche modo per organizzare ancora di più i sentieri in anelli, in percorsi che si strutturano mettendo insieme parte magari dei sentieri che qui abbiamo elencati. E ci sono altre, si può evidenziare, si può entrare all'interno, poi magari ne guardiamo uno, e all'interno di ciascuno si trovano tutte le informazioni che riguardano sia il sentiero che informazioni storiche e quant'altro. Essendo un work in progress, sono molto felice fra l'altro di farvi vedere questo sito proprio nel momento in cui non è ancora completo, perché lo si sta man mano strutturando e arricchendo di materiali. Ciò che è stato già fatto lo trovate appunto all'interno di ciascun sentiero. Dove le informazioni non sono ancora state inserite è perché di fatto ci si sta ancora lavorando. Poi abbiamo una sezione attività dove appunto inseriamo anche, no, degli eventi che man mano si svolgono sul territorio. Ahimè, questa parte negli ultimi mesi purtroppo per ovvie ragioni è stata un pochino più scarna, perché gli eventi non possiamo farne, però quel poco che siamo riusciti a fare in un qualche modo lo trovate, e se ne troveranno, mi auguro, altri prossimamente. Una sezione gallery con tutte ovviamente le fotografie che sono il risultato dei sopralluoghi, delle operazioni di ripulitura e anche delle prime visite di alcuni turisti, blog e poi la sezione dei contatti. Questo è un pochino come è strutturato il sito. In basso trovate il progetto, quindi una piccola descrizione di quello che vi ho appena in un qualche modo detto verbalmente. E qui ancora sotto alcuni dei percorsi che fra l'altro anche qui abbiamo numerato e assegnato dei colori, con delle immagini ovviamente di riferimento di quel particolare percorso, con sotto altri contributi foto, video e quant'altro che si ricollegano con un'interfaccia sia al canale YouTube, sia a Instagram che alla pagina Facebook e quant'altro. Questo un po' per rendervi l'idea del progetto. Se volete vi faccio un attimino vedere, giusto per qua tra gli itinerari, vi farei vedere, giusto per averne uno, questo qui magari, Così unito poi ti Cascate tiro un della paio di Prata, domande anche che sono arrivate sinora. No, certo, dimmi tu se preferisci subito oppure se vi faccio vedere. chiudiamo il cerchio di questa Ok. presentazione con un esempio di itinerario. Ok, allora qui ad esempio sull'itinerario Umito, che è una delle frazioni appunto del nostro territorio, Cascate della Prata. Fra l'altro questa l'abbiamo inserita oggi, quindi ve la faccio vedere proprio bella fresca fresca in un qualche modo. E allora, come potete vedere in questa prima parte, ora non so se il video lo riuscite a vedere bene, ma non è fondamentale in questo senso, posso anche fermarlo per evitare magari piccole interruzioni. Qui abbiamo una sorta di piccolo report fotografico di ciò che si incontra lungo tutto il percorso, che come vedete pian piano viene, no, segnato da questa linea gialla, fino appunto dalla partenza sino alla fine. Qui trovate delle foto riferite a questo particolare sentiero. Più sotto, fra l'altro per gli appassionati di trekking ed altro, questa è una parte fondamentale, cioè l'indicazione geografica di dove si trova l'itinerario, il dislivello riferito appunto all'altitudine. Spostandosi possiamo appunto vedere che, ecco, si parte da un circa 630 metri, 645 metri, fin dove si arriva, in modo che si abbiano anche informazioni utili per capire se poi anche singolarmente determinati percorsi possono o non possono essere affrontati, perché alcuni sono adatti a tutti, altri ovviamente no. C'è la possibilità importantissima, perché ricordiamo spesso
ci si slega un po' dalle dinamiche delle uscite, soprattutto naturali, dell'uscita organizzata, quindi non sempre chi ama camminare, avventurarsi nella natura, chiama una guida ambientale, una guida alpina a cui farsi accompagnare, perché spesso preferisce fare alcune esperienze appunto in solitudine o con chi sceglie di farle. Per cui, per evitare che ci siano anche problemi di smarrimenti in posti che sicuramente semplici non sono, abbiamo dato la possibilità attraverso questo bottone di scaricare la traccia GPX, così tranquillamente sul vostro telefono potete seguire, sperando che prenda perché sempre la linea non c'è, il segnale non c'è, però di seguire insomma il percorso evitando magari di perdersi o di addentrarsi in zone poco raccomandabili. Questo è un altro video e poi qui sotto abbiamo una sezione di maggiori informazioni che appunto abbiamo detto essere di approfondimento descrittivo e schematico del sentiero. Qual è l'altitudine massima che raggiunge? Qual è il grado di difficoltà? Ovviamente abbiamo basso, medio e alto. La distanza comprensiva sono 3,5 km. Qui anche un'altra serie di parametri e poi sotto, ecco, sotto abbiamo i dettagli, impegno fisico, emozione, abbiamo anche messo appunto dei parametri abbastanza carini, emozione, qual è il grado di emozionalità che secondo noi quel percorso può regalare, ovviamente è soggettivo, non è un dato oggettivo, però ci piaceva in un qualche modo metterlo. E poi la parte della descrizione, come potete vedere abbiamo delle informazioni, no? Dettagliate su quello che è il percorso che magari stiamo scegliendo di percorrere. Questo... Molto bello, molto bello, molto professionale, non sempre, non tutti i cammini vengono descritti in questo modo, veramente orientati al fruitore, all'appassionato che vuol provare a fare percorsi. Ti giro subito due domande, salvo abbiamo tempo probabilmente per averne qualcun'altra. Allora, la prima, come vi state interfacciando, cioè che tipo di coinvolgimento state cercando di avere con i vari operatori turistici del posto, quindi anche quelli magari più organici a questo tipo di turismo, per esempio il settore ex alberghiero, le osterie, i piccoli luoghi dove fare degustazione dei prodotti tipici, le guide stesse per visite, attività e esperienze in questi luoghi. E l'altra domanda rispetto alle terme, si chiedeva come state cercando di far interagire quella che è un vostro mercato, diciamo così, tradizionale, perché Acquasanta è molto conosciuta per le terme, come diciamo, questo mercato si può coniugare e ampliare quindi con un'offerta di natural wellness. Okay. Mi è arrivata un'ultima sì. Domanda, così poi se capitano altre, ma un'altra di Ermanno dice è interessato ad avere informazioni sull'accoglienza, appunto che tipo di strutture, quanti posti, è un tour operator, quindi va sul concreto, come mi sembra sia il caso di andare. Grazie. Niente, grazie a voi anzi per le domande, perché sono spunti per approfondire un attimino. Allora, parto dalla prima. Il rapporto con gli operatori alberghieri, che in parte si congiunge anche all'ultima arrivata. Apro questa parentesi riguardo appunto la ricettività e anche la vendibilità. Allora, noi come Acquasanta Terme intendo, da un punto di vista di promozione turistica e anche di appunto sguardo rivolto alla vendibilità di prodotti turistici, al di là di quello che è il discorso prettamente termale, che nel tempo ha sempre seguito un po', come dire, una strada a sé, sembra assurdo dirlo ma è così, siamo un pochino rimasti indietro, nel senso che Acquasanta Terme, per via, come abbiamo detto, di spopolamento, di una serie poi di fattori sociali, economici, e che non sto ovviamente qui a dire, negli ultimi decenni poco aveva investito in termini di promozione turistica, ma soprattutto integrata, cioè nascevano qua e là magari piccoli agriturismi, piccoli B&B, eccetera, ma di fatto una promozione organica, un brand, se vogliamo,
vogliamo utilizzare questo termine, Acqua Santa Terme, negli ultimi decenni non è mai stato creato. Quindi, in un certo senso, da una parte abbiamo cercato di mettere in rete ovviamente gli operatori che abbiamo presenti sul territorio. Uno su tutti posso nominare Castel di Luco, che è un'altra eccellenza del territorio, ma anche i vari agriturismi e quant'altro. Con però attenzione inizio, nel senso che ad oggi, se dovessi rispondere alla domanda Acqua Santa Terme quanti posti letto può offrire e quali sono anche le strutture a cui si può far riferimento, dico bella domanda. Perché? Perché, ritorno al discorso sisma, ad oggi noi abbiamo una situazione, ahimè, ancora abbastanza precaria per tutto ciò che riguarda la nuova messa a disposizione di strutture ricettive, soprattutto per quanto concerne bed and breakfast, perché tante nel tempo le abbiamo avute inagibili. Pian piano, con i lavori di messa in sicurezza, si sta tornando a rimettere a disposizione alcune strutture. Ma questo iter purtroppo non si è ancora concluso, quindi sugli hotel sono facilmente individuabili quelli attivi, anche perché ne abbiamo giusto un paio. Dopodiché, sul discorso bed and breakfast, che in parte può essere anche il discorso più, ad esempio, interessante, no? Legato a questo tipo di attività, perché vivi proprio nel borgo, vivi magari a contatto con le famiglie, un pochino più che non in una struttura alberghiera, abbiamo ancora una situazione veramente di caos abbastanza diffuso. Perché? Perché se abbiamo casa inagibile non abbiamo la possibilità di poter mettere a disposizione stanze. Quindi questo lavoro è un lavoro sul quale noi stiamo lavorando come comune, di avere man mano degli aggiornamenti. Sarà un lavoro che si ultimerà quando tutto sarà di nuovo fruibile, ahimè non credo entro breve, però qualcosina di, come dire, in un qualche modo disponibile c'è già. Poi basta semplicemente visionare, fra l'altro il sito del comune o comunque anche banalmente in rete trovate i riferimenti alle attività che non sto a citare perché poi magari faccio pubblicità che non posso fare, quindi mi attengo e semplicemente potete vederli. Sul discorso vendibilità è un altro tema che stiamo affrontando e che vedrà in un qualche modo una prima soluzione intorno alla fine del progetto, perché ovviamente tutto questo materiale si dovrà ovviamente mettere a disposizione anche organizzato in pacchetti turistici, ok? Quindi all'interno della sezione contatti ci saranno poi anche dei rimandi a degli operatori locali che in un qualche modo sono guide, sono tour operator, che possono e che hanno in un qualche modo scelto di vendere quello che Acqua Santa ha messo a disposizione. Quindi è un passaggio successivo, siamo ancora nella fase in cui stiamo in un qualche modo lavorando al materiale da organizzare, da sistemare e da rendere fruibile. Poi ci sarà tutta la parte a cui fra l'altro stiamo già lavorando ovviamente, ma verrà resa manifesta non appena abbiamo organizzato le risorse, affinché se qualcuno vuole avvalersi di una struttura, di un'organizzazione operante sul territorio o nel territorio, potrà farlo con delle nostre indicazioni già all'interno del sito. Grazie Elisa, mi consenti così di dire una cosa che io su cui credo fortemente, che questo fermo biologico, diciamo così, del Covid ci costringe ad accelerare tutti questi processi e a fare in modo che ci sia un patto forte tra istituzioni pubbliche, ovviamente ai vari livelli, e penso da quelle preposte ai temi della ricostruzione nel vostro territorio, allo Stato per altri aspetti, alle regioni, alle province, e un patto con gli operatori turistici locali e le comunità locali, che sono quelle che accolgono, ricordiamoci sempre, i turisti, soprattutto questo tipo di turismo, diciamo che ci sia questa anche velocità nel poter finalmente dare un'offerta a un mercato
che chiede anche queste cose, un mercato che è in forte crescita, come tutti sappiamo. Un'ultima domanda tecnica da parte di Filippo, poi ahimè dovremo chiudere, per cui ti chiederò un breve saluto finale. Chiede Filippo: che sistema di mappe usate per i tracciati, Google Maps, OpenStreet o altro? Allora, questa è una domanda abbastanza complicata e molto tecnica, nel senso che dovrei un attimino informarmi e approfondire maggiormente. Abbiamo concordato sul, diciamo, formato per quanto riguarda le mappe, che è il GPX, che è uno dei formati più consueti, più utilizzati. Poi su quelle che sono, ecco, questi dettagli, magari possiamo, se qualcuno è interessato, può magari contattarmi anche privatamente, che mi informo, perché oggettivamente non è una cosa di cui sono molto esperta in tal senso. Ok, e Elisa, allora faccio un breve passaggio saluto. Indietro, perdonami Ettore, perché prego. No, soltanto sulla domanda sul termalismo, su come si era incastonato il discorso terme con tutto il resto, ovviamente sono sincrone le due cose, perché come dicevo prima abbiamo tante situazioni anche di sorgenti di acqua solfurea libere, cioè sul territorio, e quindi come abbiamo visto prima tra i sentieri abbiamo il sentiero delle terme, cioè abbiamo il sentiero che in un qualche modo tocca quelli che sono i siti più importanti legati al termalismo. Un caso, per chi voglia magari approfondire, è un caso appunto studio, un pilota, un progetto pilota della spiaggia fluviale dell'Uvurg, è scritto Luvurghe, che ad esempio è stata un altro tentativo che abbiamo messo in atto di riqualificazione di una spiaggia fluviale a ridosso della quale c'è proprio una sorgente di acqua solfurea. Abbiamo creato queste vasche proprio sull'argine del fiume dove ci si può immergersi bagnandosi con acqua solfurea. Quindi ecco, il termalismo è un altro, insomma, filo conduttore. Bene, allora io ti ringrazio, ti chiedo magari 2 minuti di fare un momento di conclusione, di saluto ai nostri amici. Ricordo il sito mulattiere-acquasanta.com e poi magari ricorda tu un'email con la quale poter continuare ad essere in contatto con te. Perfetto. Allora, io ecco, intanto ringrazio coloro che si sono iscritti a questo momento di confronto. Sono molto, insomma, contenta di aver potuto portare questa piccola testimonianza, insomma, a una platea di tecnici così, così importante o semplicemente di appassionati. Per quanto concerne invece i contatti, allora, intanto sul sito trovate la mail info, quindi se siete in un qualche modo incuriositi di qualche tema particolare che magari riguarda i sentieri, eccetera, potete tranquillamente scrivere a questa mail o chiamare al numero di cellulare. Per quanto riguarda me, invece, vi chiedo carta e penna eventualmente, perché potete tranquillamente scrivermi all'indirizzo mail Elisa Ionni, quindi il mio nome e cognome minuscolo tutto attaccato, 1 Elisa Ionni 1 @gmail.com. Così, se avete delle curiosità, vi rispondo tranquillamente. E ecco, sono assessore, come dicevamo prima, del Comune di Acquasanta Terme, Turismo e Cultura. Bene, Elisa, molte grazie. Noi ti ringraziamo per questa bella testimonianza che ha acceso i Grazie. fari non solo su una splendida località come Acquasanta Terme, ma su tutto il grande tema della rinascita dell'Appennino, in particolare dei siti post-terremoto, ma dell'Appennino direi tutto italiano, che ha ha delle grandi potenzialità e oggi soffre di situazioni che purtroppo sono molto poco all'ordine del giorno della politica italiana, mi consenti la politica nel senso della polis, del bene comune a cui concorrere, e il tema della velocità di intervento e di ripartenza sarà sicuramente strategico. E ci auguriamo che questo possa accadere per il bene delle comunità locali e del turismo come opportunità per queste località. Grazie ancora Elisa e un saluto a tutti quanti voi. Grazie di aver partecipato a questo ultimo incontro di protagonisti e territori. Ricordo che potete riascoltare tutti quanti gli incontri di questo ciclo e gli incontri che abbiamo tenuto come progetto Artes
alla Bitesp 2020 tra qualche giorno sul sito della Bitesp, e comunque potete far riferimento, terminata la fiera, sul nostro sito del progetto artes.it, perché quello che ci ha anche testimoniato Elisa è che inevitabilmente insieme possiamo affrontare sfide impegnative e riuscire a finalmente creare situazioni nuove e opportunità di turismo per il bene delle nostre comunità e ovviamente degli operatori turistici, che sicuramente dal Covid hanno avuto l'ulteriore, diciamo, blocco, soprattutto in aree come quella di cui era testimone, c'è stata testimone Lisa. Grazie ancora, un saluto a tutti e arrivederci. Arrivederci a tutti.